La figura di Aldo Moro, la sua formazione, il suo pensiero e persino l'analisi psicologica dello statista democristiano visto attraverso le sue opere, le testimonianze degli amici e dei nemici. I tempi di Aldo Moro è il libro realizzato da Luigi Ferlicchia, presidente della Federazione Centro Studi Aldo Moro della Puglia e presidente dell'Associazione Consiglieri Regionali della Puglia. È fra i più fedeli interpreti in terra di Bari della linea del cattolicesimo democratico ispirata al pensiero di Aldo Moro. Presentato ieri nella sala consiliare del comune di Andria, il libro rappresenta l'occasione per ripercorrere anni cruciali della storia della Repubblica Italiana, quando la faziosità maturata negli anni di piombo va finalmente stemperandosi per lasciare spazio alla verità. È un testo per lo più dedicato agli storici e agli universitari, pieno di particolari e riferimenti documentali. Beh, la figura che viene fuori è la figura di un politico, diciamo, che oggi, scusi il termine, sul mercato non si trova, perché il suo agire era ancorato ai valori autentici cristiani, quindi il suo agire era praticamente sempre riportato alla dimensione umana e dei valori che esprime l'uomo in termini cristiani. Non un fatto religioso, ma un fatto di impegno civile concreto nella società. Alla presentazione del libro erano presenti le istituzioni cittadine per accogliere, tra gli altri, l'onorevole Antonio Leone, oggi componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Anch'egli ha collaborato alla realizzazione di questo tomo. Il lavoro che ha fatto Ferlicchia e io con lui in occasione della pubblicazione del suo libro ha messo in rilievo, io almeno ho fatto questo, ho messo in rilievo il percorso parlamentare di Moro, attraverso il quale è venuta fuori straordinariamente una riflessione. L'attualità del pensiero di Aldo Moro anche oggi a distanza di tanto tempo. Voi state celebrando il centesimo della nascita, se non ricordo male. E allora devo dire che a distanza di tanto tempo l'azione di Moro oggi può essere calata nella realtà. Tutto quello che aveva previsto Moro si è avverato. Non dimentichiamo che ci sono alcuni passaggi in cui addirittura ben 15-20 anni prima aveva già preconizzato la caduta del muro di Berlino. Ci sono tutta una serie di cose che veramente quando le si vanno a rileggere e a studiare si comprende la grandezza di uno statista che orgogliosamente è uno statista nostro, della nostra terra, della nostra Puglia. Uno statista così avrebbe mai detto non andate a votare? No, ritengo proprio di non mi faccia dire nient'altro.